La lava è roccia fusa che viene eruttata dai vulcani. Può eruttare dalla cima del vulcano o dalle sue pendici. Le colate di lava possono avere forme e dimensioni molto variabili. Alcune lave, ad esempio i basalti, sono fluide come il miele, scorrono abbastanza facilmente, talvolta formano fiumi incandescenti come quelli che si vedono alle Hawaii o sull'Etna. Spettacolari fontane di lava incandescente si possono formare alla bocca eruttiva e alimentare colate laviche molto veloci. Le lave basaltiche di solito si muovono alla velocità di una persona che cammina o che corre, ma possono essere anche più veloci. Quando la lava si accumula dentro il cratere, si possono formare dei laghi di lava. Di solito le lave basaltiche scorrono per qualche chilometro, ma possono raggiungere decine di chilometri in caso di grandi eruzioni, oppure quando si ingrottano in fiumi di lava coperti. Questi sono detti tunnel di lava e la mantengono calda e fluida, consentendole di viaggiare più a lungo. Altre lave, come le andesiti o le rioliti, sono molto meno fluide del basalto e si presentano viscose come il dentifricio. Fuoriescono dai vulcani molto più lentamente, circa alla velocità di una persona che cammina, e formano colate corte e spesse che di solito non raggiungono grandi distanze. Qualche volta la lava è talmente viscosa da formare duomi lavici con fianchi ripidi. Tutte le lave sono molto calde. Alcune possono raggiungere i 1200 gradi. Questo è sufficiente a causare incendi e a fondere oro, rame, vetro. Quando la lava incontra l'acqua o la neve e il ghiaccio, il calore fa rapidamente bollire l'acqua, causando violente esplosioni e talvolta alluvioni o colate di fango. Qualunque cosa si trovi sul percorso di una colata che avanza può essere abbattuto, circondato, bruciato o sepolto. Gli scienziati possono fornire previsioni sul probabile percorso delle colate e possono dare indicazioni utili a proteggere beni o persone. Benché distruttiva, la lava porta alcuni benefici. È un buon materiale da costruzione e un'attrazione turistica. Inoltre, quando si raffredda e solidifica lungo le coste, aumenta l'estensione della terraferma.